voi. Ah, sì, sì. Ma ora ci piglieremo un sacco di sfide. No, io ci ho il coltello, so come fare. Bisogna mangiarli adesso, quando sono ancora freschi e bagnati dalla brina. Così. Ci venivo spesso qua, con un mio compagno di scuola. Il mio primo amore, quinta elementare. Ci davamo grossi baci. Grossi baci sulle guance, così. Una volta ci sorprese la zia Tecla e fece restare Geora inginocchiata sopra i ceci. Una specie di tortura medievale. Ah, io serravo i denti, ci dicevo: cara la mia zitellona, io come a te non ci addivento. Io voglio essere bella, libera, amata e felice. Beh, e che è successo? Sei diventato triste per te? No, io no. E invece sì. Dicono che sono scappata con lui. Fino a qualche anno fa c'era sempre chi mi diceva che dovevo fare o non dovevo fare. E io ci credevo. Mia madre era così bella, così serena. Come potevo pensare che mentiva, che non credeva nemmeno lei a quello che diceva? Vorrei essere sicuro e semplice, come mio padre. Troppi miti. Tu sai che vuol dire desiderare una persona per anni, al punto che le altre non esistono. Non poterne parlare a nessuno, nemmeno a lei, alla persona che ami. E per tante ragioni continui a tenerti tutto dentro, in silenzio. Lo so, ci si affeziona al silenzio come a una malattia. Ma in fondo meglio il silenzio che scoprire che il paradiso non esiste. Sai, certe volte ho l'impressione di dover decidere qualche cosa. Ma non so neanche io cosa. E come? Che devo fare? Se continuiamo a stare qui affondiamo. Guarda la nostra famiglia, tutti uguali. Cornuti, cisti, troppo cisti. Aria, Nino, aria. Questa è una prigione maledetta. Andiamo. No, io resto. Tutto niente. Lasciami passare. Piuttosto apri la finestra. Solo nauci trimanu. Sembra quasi estate. Shadow a shadow. E tu con mi puoi girare. E nudo già. Ho bisogno di bagnarmi al cemento. Come sarebbe bello fare una doccia, ma qua non c'è. Chissà come facevano i nonni, forse con delle brocche. Lo sai che facciamo? Io mi metto in piedi nella vasca. Tu riempi due brocche d'acqua e me le versi di sopra, eh? D'accordo, va bene. Ci sono queste già piene, ma forse l'acqua è fredda. No, va benissimo. Ma come, così? Non posso fare la doccia nuda davanti a te. Nino. Sali sullo scappello e versami l'acqua dall'alto. Sarà una doccia perfetta. Speriamo. Ah, piano, piano, non la fare consumare subito, ecco. Sulle spalle. Così va bene. Ah, bene, è meraviglioso. Mi sento rinascere. Ecco, adesso passa sulle spalle qua. È finita. Aspetta.
fai presto. Spicciati, ecco, vivo. Ora c'è quest'altro. Su, ho freddo. Allora, Nino. Beh, che c'è? Ieri sera, mentre stavamo a cena, ho visto. Sasa ti faceva la corte. La corte? Però non è antipatico. Ma tu come te ne sei accorto? Aveva sempre la mano sotto il tavolo. E con questo? Ti toccava. Mi toccava? Cosa? Ma sì, le gambe. Beh, cominci presto a interessarti di certe cose. Ho visto, sono sicuro. Beh, adesso basta, Vestami un poco d'acqua e poi vai di là. Su.